Ben ritornati sul canale di True Model News, il canale dedicato a chi ha la passione del modellismo dinamico. Oggi vediamo una cosa un po' particolare, una cosa un po' nuova, un po' diversa dal solito. True Model fa solitamente modellismo dinamico, però perché non provare anche con lo statico? Ma è possibile riuscire a combinare un modello statico, quindi perfetto e gradevole allo sguardo in tutte le sue parti mobili, apertura portiere, cofano e quant'altro? Con un modello dinamico, quindi radiocomandato? Certo che è possibile. Oggi parliamo di un modello in piccola scala, un modello accessibile a tutti perché è veramente la cifra d'acquisto ha veramente un costo molto irrisorio. È un modello importato, quindi distribuito in Europa dalla Jamara Model, quindi anche, date un'occhiata anche al sito. Un modello che ci è stato fornito gentilmente da Alex di Casa del Modellismo, poi in sotto troverete anche in descrizione il link al suo negozio dove potete andare anche a vedere il costo del modello che è veramente molto molto irrisorio. Il bello di questo modello è che è diviso in due, quindi la parte superiore abbiamo la parte statica, quindi curata, un modellino statico. Parte inferiore contiene nello chassis tutta la parte radiocomandata, quindi tutta l'elettronica che serve per farlo funzionare, dal servocomando, regolatore, motore e quant'altro. Adesso guardiamo la confezione, guardiamo cosa serve per assemblare il modello che è di una semplicità estrema, ma ci occorreranno due o tre attrezzi che hanno in casa bene o male un po' tutti. Quindi cambiamo inquadratura, facciamo un primo piano sul banco, così andiamo a vedere che cosa occorre. Eccola qui la nostra scatola dove si vede appunto questa sorta di esploso dove sopra abbiamo la parte statica, diciamo, quindi con alcuni dettagli e portiere che si aprono e la parte del telaio inferiore dove quella sostanzialmente dinamica, quindi anche questo andrà tutto assemblato con la sua parte elettronica. Il video risulterà particolarmente lungo, ma saltiamo le parti semplici, tipo l'apertura della scatola, che va bene, lo sappiamo tutti che all'interno ci sono i componenti. Anzi, guardate, ve li faccio anche vedere dietro. Ecco qua. Qua ci sono tutte le piastre, come se fosse un modello statico, tutti gli stampi dove poi andremo a staccare le parti per assemblare la nostra Ferrari, la nostra FXXK Evo, ovviamente su licenza Ferrari. Ecco qua il loghino del cavallino che contraddistingue la classe italiana. Quindi adesso apro la confezione e tiro fuori tutte le sue parti. Già avevo tirato fuori il manuale di istruzioni perché volevo capire perlomeno se ci fosse la possibilità di averlo in italiano. E infatti così è. Qua ci dà ciò che serve per il montaggio del modello. Quindi abbiamo un tronchesino. Va benissimo anche un comunissimo cutter, una forbicina, qualsiasi cosa per poter tagliare appunto le plastiche dagli stampi. Qua non lo dice, ma io preferisco, avendo fatto anche modellismo statico, utilizzare un grana 180, quindi della carta vetrata molto sottile, per andare un po' a raschiare quelle che sono le chiamiamole bavette, diciamo il pezzettino di plastica conseguente al taglio, utilizzando appunto questi strumenti. Allora, adesso mettiamo da parte questo e tiriamo fuori tutte le parti dalla scatola. Adesso qui stacco e faccio perché sennò sta qui a vedere anche tutto l'unboxing dei pezzi, ve li faccio vedere già tutti fuori. Ecco qua, ho tirato fuori tutto, se vedete è un po' tutto alla rinfusa, ma qui bisogna fare un po' di spazio, vedete tutti i blister contenenti tutte le varie parti in plastica per l'assemblaggio della carrozzeria del modello. I cerchioni, anche questi vanno assemblati con le relative gomme. Box portabatterie che poi vedremo, andremo ad installare poi nella parte inferiore del modello, altre parti di carrozzeria. Il radiocomando avanti e indietro, apriamolo così lo vediamo insieme. Beh, in 2,4 GHz non c'è antenna, allora vabbè, è un po' giocattoloso, eh? Poi comunque. Poi in descrizione sotto vedrete il link del negozio Casa di Modellismo che ci ha gentilmente
come dire, spedito questo modello da recensire, il telecomando, il radiocomando, scusate, il telecomando è quello della TV, il radiocomando è veramente molto giocattoloso, ecco, con due stilo di tipo AA, e avanti e indietro, destra e sinistra, nulla di così tecnico e particolarmente complesso. Questi non so cosa siano, ma poi lo vediamo, presumo i perni delle ruote, perché sembrano proprio i perni delle ruote. La parte elettronica, quindi qui abbiamo servo comando ricevente, ovviamente tutto in un unico box. Qui non si capisce cos'è, ma poi in fase di montaggio lo capiremo. Qui abbiamo una sorta di centralina, no, eccola qua, la ricevente è questa qua. Quindi qui abbiamo, presumo, questo è il motore dove sono attaccati i mozzi, ma poi lo vediamo. La parte in vetro e le decals. Ok, adesso parto con il montaggio senza rendere, come dicevo per l'appunto, il video molto noioso. Iniziamo a tirar fuori tutte le varie parti. Prima cosa, sempre istruzioni alla mano, perché io un modello che non conosco, quindi dovrò un attimino capire come si assembla, anche se ho cercato di leggere le istruzioni prima, però insomma non è che sia molto afferrato sulla cosa. Allora, qui c'è una parte di telaio che sembrerebbe essere questo, poi abbiamo la parte C21 che stacchiamo, ecco qua, e sembrerebbe andare qui così. Ecco, è tutto a incastro, non ci sono viti, non occorre nulla. Ecco qua, mi sono munito di una piccola pinzetta che mi servirà a becchi fini, mi servirà per inserire le decal all'interno del cruscotto e applicarle poi in seguito anche sul resto del modello. Anche qua non si può sbagliare, perché comunque mi dà la decal, questa qua, la 44, quindi eccola qui, la decal 44. Andiamo a prenderla. Eccola qua, applicata, non so se si vede, ma è applicata all'interno del quadro, e così per tutte le altre decal. Quindi passiamo oltre. Yeah.
Io direi che è meglio adesso spostare le istruzioni più avanti perché sennò pezzi sono neri e il manuale di istruzioni è bianco e qua si finisce che non si capisce più nulla. Comunque avete visto che si lavora passo a passo con le istruzioni alla mano. Quindi adesso le spostiamo in modo che io le possa vedere, ma comunque riesco a lavorare su una superficie dove, insomma, ecco, diciamo che cromaticamente riusciate a distinguere anche voi i colori. Quindi adesso proseguiamo. Da adesso in poi, come forse è già successo anche prima, accelereremo il video in modo da, ecco, effettuare il montaggio in modo più semplice.
Yeah.
Adesso le istruzioni ci dicono di accantonare un attimo la parte elettronica e di passare al montaggio delle ruote. Quindi adesso monteremo assembleremo le ruote dotate di cerchione in simile alluminio, quindi per l'anteriore e per il posteriore lo spessore è differente, come vedete. Vediamo se si vede. Allora, l'anteriore è più sottile rispetto al posteriore, che è un pochino più largo. I coprimozzi, le gomme che sono dentro alla confezione, eccole qua, le sue gomme. Quindi adesso il video tornerà ancora veloce, perché adesso dobbiamo tirare fuori tutto, assemblare le gomme e poi torneremo con un focus direttamente sul modello. Ok, così si vede benissimo dove possiamo far passare i fili per evitare che questi si impiglino, rimangano magari incastrati e si potrebbero danneggiare con l'utilizzo del modello. Niente. Allora, vediamo che cosa contiene questo sacchettino. Allora, abbiamo connettori con due LED, secondo me sono le luci che a detta delle istruzioni sono anteriori, quindi vediamo un attimo, vanno connesse in questi piccoli fori, quindi questo di qua. Una volta installata la carrozzeria, questi saranno in corrispondenza dei fari anteriori. È un connettore a quattro cavi
quindi andremo ad inserirlo dove c'è il connettore da 4 cavi e anche questo è fatto. Adesso questo che non si capisce cosa sia, ma adesso noi lo capiamo perché guardando le istruzioni, questa è l'alimentazione delle batterie, quindi abbiamo i due poli, positivo e negativo. Adesso vediamo come si connettono nel box batterie, quindi andranno posizionate, è una cosa molto semplice, è molto rapida, non occorre impazzire assolutamente. Allora, uno andrà posizionato qui, sempre tutto ad incastro. Ricordo sempre che il modello non occorrono cacciaviti e utensili, non c'è da impazzire. Basta solamente incastrare il tutto. Quindi questa è l'alimentazione e la andremo a connettere dove c'è l'alimentazione. Questo è il cablaggio corretto del modello. Non mi piace molto il filo delle luci anteriore che, come dire, tocca e si muovono i bracci dello sterzo. Non mi piace tantissimo, ma magari facendolo passare un po' dietro, cercando di infascettarlo in qualche modo, ma poi lo vediamo. Questi sono consigli un pochino più tecnici, piuttosto che formali o rispetto a quello che sono le istruzioni di montaggio del modello. Un ultimo componente elettronico è l'interruttore on-off. Quindi vedete che questo qui on-off. Quindi questo adesso vediamo, va posizionato sempre anch'esso ad incastro, così. Dobbiamo capire. Ok, no, niente, allora va posizionato guarda, c'è anche la dicitura on off, si vede? On off, quindi dobbiamo capire il senso corretto per il fissaggio, quindi così, eccolo qua, l'abbiamo fissato e andiamo a collegare l'alimentazione on off nella sua sede. Ecco qua, e l'abbiamo fissata, quindi tutto il cablaggio è stato correttamente collegato. Io qua poi magari una fascettina io gliela metterei, adesso poi vediamo, poi quando andremo a montare la carrozzeria e provare il modello. Lasciamo libera anche l'antenna, che l'antenna deve recuperare il segnale. Sfruttiamo questo piccolo pettine che abbiamo visto prima per fissare i fili, quindi 1 2. Questo qua non ci arriva, ma questi qua riusciamo comunque a farli passare in qualche modo qui e che non diano fastidio. Ecco, sostanzialmente la parte elettronica del modello è stata collegata. Non ci resta ora che assemblare la parte della carrozzeria di quando dicevamo all'inizio, quindi la parte statica, la parte del modello, diciamo, più curato rispetto magari a un modello dinamico dove la carrozzeria è fissa, ecco, cioè è in un unico stampo. Quindi montiamo bene la carrozzeria, quindi giriamo la carrozzeria, montiamo il pacco batterie, che è questo è quello che ci permette ovviamente di alimentare tutta la parte elettronica del modello. Porta 3 batterie di stilo di tipo AA, la classica batteria stilo. Andiamo a collegarla, andiamo ad inserirla, ecco qua, perfetto. Poi c'è il suo coperchietto con la vitina, insomma, come un po' tutti i modelli. Adesso andiamo ad inserire la carrozzeria. Aspetta, spostiamo l'antenna e dobbiamo andare a cercare i fori di connessione tra la carrozzeria e il modello. Perfetto.
Perfetto, oh, ecco qua, siamo riusciti a collegare il tutto, siamo riusciti a far aderire il telaio, quindi la parte dinamica con la parte statica del nostro modello, della nostra Ferrari FXXK Evo. Allora, poi adesso faremo due belle fotine in modo da vedere bene i dettagli del modello. Abbiamo capito che le portiere si aprono, perché comunque rientra un po' come se fosse un modello statico, ok? Quindi abbiamo visto che le portiere si possono aprire e chiudere, quindi qui noi abbiamo il fascino di un modello statico associato ad un modello dinamico. Quindi adesso due fotine statiche del modello e poi vedremo di fare anche la prova, che comunque basta poco. Basta inserire le batterie nel radiocomando e nel modello e possiamo vedere come va la nostra Ferrari FXXK Evo. Quindi grazie, vi ricordo, iscrivetevi al canale, supportiamo il modellismo dinamico, supportiamo l'iniziativa e il ritorno di True Model, scaricate la nostra app per essere sempre aggiornati, sotto in descrizione troverete il link di Yamaha, il link di Casa del Modellismo, dove potete vedere caratteristiche e prezzo del modello, che come ho già detto all'inizio costa veramente poco ed è un bel divertimento dedicato un po' a tutte le tasche. Quindi ci salutiamo, ci vediamo poi per il prossimo video dove sistemeremo due o tre cose, trim, settaggi e tutto, e proveremo anche il modello. Ciao ragazzi, ciao da True Model News.